Amici, salve, ben ritrovati. Sono qui per leggervi dei miei appunti scritti in questi giorni a seguito di un documentario che ho visto su un certo personaggio morto l'anno scorso, morto suicida, un certo Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, quanti hanno sentito parlare di questo ricco imprenditore statunitense morto appunto 10 agosto 2019, arrestato più volte come criminale e pedofilo, predatore sessuale, arrestato per abusi sessuali appunto e traffico internazionale di minorenni. Ho avuto modo di analizzare le sue tecniche, come operava questo criminale, come ha operato per molti anni, per decenni, come ha mandato avanti questa sua attività criminosa di sfruttamento minorile della prostituzione, incitamento alla prostituzione. A seguito di questo documentario, di questa mia osservazione, ho scritto degli appunti che leggerò in questo momento. Ecco. Avete presente, quindi il titolo di questo video vorrebbe essere La trappola dell'amore. La trappola dell'amore. Avete presente quelli che si mostrano carini, amorevoli, generosi, disponibili verso altri, verso voi, ma per secondi fini? Avete mai percepito questo? Al solo scopo di suscitare in altri riconoscenza, farli sentire in debito, in obbligo e magari soccombere passivamente a loro richieste o pretese, un modo insomma per obbligare altri a fare qualcosa che altrimenti non farebbero di sicuro. Usano questa strategia, la strategia di cui parliamo è l'amore, cure amorevoli, attenzioni, usano queste strategie per avere il controllo su altri, per tenerli in pugno, per far fare loro qualcosa che altrimenti non vorrebbero fare. Questo Epstein, ho avuto modo di osservarlo, lui come tanti altri predatori sessuali, molestatori sessuali, rapaci pedofili, si avvalgono proprio di questi metodi, di questo metodo, a solo scopo di poter abusare di giovani donne e ragazze di età minore. Regali, attenzioni, interesse personale, insomma una serie di gesti amorevoli, carini, di totale affetto. Non c'è dubbio, sembra amore. Cioè, questo atteggiamento di questi molestatori sembra proprio amore vero. E nessuno penserebbe che invece sono solo tecniche di conquista. Sì, di conquista. Come quando si conquista un territorio e si sottomette gli stessi abitanti di quel territorio, assoggettandoli ed abusando di loro. La stessa tecnica di conquista è messa in campo da alcune organizzazioni religiose, attraverso i propri aderenti, con la pratica dello bobbing, per esempio. Prima di tutto, proprio come un molestatore sessuale, si rendono interessanti, affascinanti, sorridenti, disponibili, sereni, rilassati, ma è solo strategia. Una tecnica. Poi fanno sentire a loro agio gli interessati, con ospitalità calorosa, strette di mano, toccate di spalla, le solite frasi: vi vogliamo bene, fratelli vi amiamo, siamo in ansia per voi, siamo in apprensione per voi, preghiamo per voi. Questo è amore autentico? È amore autentico? Cioè disinteressato? Questo invece fa parte di un programma. Questo metodo fa parte di un programma di propaganda tipico dei
predatori di anime, tecniche di seduzione emozionale, efficace con individui vulnerabili, reduci da delusioni, traumi, dolori, perdite importanti, lutti, difficoltà economiche, disagi sociali, abusi. Ecco sì, queste tecniche le ho viste mettere in campo anche nei confronti di aderenti di associazioni, attraverso parenti o amici, pseudo amici, che dicono: ma noi ti amiamo lo stesso, noi ti ameremo sempre, non farmi questo, non abbandonare la verità, ti prego, non abbandonare Geova, torna a Geova. Cioè una serie di meccanismi seduttori, ovviamente, che fanno leva sulle emozioni e che tentano, insomma, di catturare come preda l'individuo vulnerabile, sensibile, fragile, e tenerli all'interno del recinto, obbligandoli a fare qualcosa che non vorrebbero, proprio come accade con giovani ragazze, giovani donne, inesperte, talvolta bambine, che si ritrovano davanti ad adulti maliziosi, furbi, malvagi, che li manipolano a solo fine di far fare loro ciò che non vorrebbero. Questa maturità a volte non manca, cioè a volte, troppo spesso non manca solo nelle bambine, nei bambini, a motivo della loro limitata età. A motivo di limitata consapevolezza, questa maturità manca anche in molti adulti. Molti adulti, benché adulti fisicamente, sono privi di questa maturità, poiché privi di adeguata consapevolezza che permette loro di riconoscere queste tecniche, di dargli la giusta importanza, di capire che non è amore, è solo finto amore ed è solo un tentativo di intrappolarli, di catturarli e di far fare loro quello che altrimenti non vorrebbero fare. Ora farò un video a seguito di questo, che tenterò di parlare della consapevolezza. Avete presente quando ad alcuni di voi usciti dall'organizzazione per anni frequentato certe organizzazioni, vi dico: lo sapevate, eravate consapevoli? Quando si parla dell'ostracismo, quando si parla dell'espulsione, di quello che ne consegue, no? Dall'espulsione, dell'ostracismo verso gli espulsi, ma tu lo sapevi? Lo sapevi, eri consapevole, hai accettato consapevolmente di aderire a tutto questo. Ecco, nel prossimo video approfondiremo il concetto della consapevolezza per capire cos'è realmente la consapevolezza, perché più di qualcuno si mette in bocca questo termine non conoscendone il significato. Al prossimo.